Buonasera a tutti a Tokubake. Oggi martedì parliamo di manga. Parliamo di manga e parliamo di un autore, autore se lo facciamo oggi. Masasumi Kakizaki. E poi vediamo le uscite di mese di mese di febbraio, quindi quello che ho acquistato nel mese di febbraio. C'è un po' di roba, insomma. Novità 1 o 2, insomma, comunque vediamo manga che sono usciti. In prosecuzione quindi uscite nuove di manga che già abbiamo visto. Comunque il nuovo copertino, i nuovi numeri. Vediamo e parliamo di un commento, parliamo prima di un autore. Allora, vediamo se funziona il chatbot. Allora, vediamo. Ok, allora, vediamo un po' com'è. Ah, ho detto che sì. Il chatbot è più lento. Ma che altre volte su Twitch è più veloce, ma su YouTube è più lento. Allora, vedete, insomma, c'è sempre la barra lì che dice quanti sono iscritti al canale, quindi vorrei arrivare a 50 per quel video, più altri step, comunque adesso vorrei arrivare, voi potete arrivare a 50. Iscrivetevi al canale, cosa niente, basta cliccate sulla campanella e diventate follower, iscritti al canale. E quindi potete seguire, potete ricevere dei vari avvisi quando ci sono dei vari live. E comunque se volete fare sostenere il canale, potete fare qui con l'azione, tramite streamiamo su co.com. Non siete alcuni canali grandi, quindi non si può fare gli abbonamenti, o gli altri canali grandi si possono fare. Canali piccoli, abbonamenti si possono fare. E quindi se potete sostenere il canale, potete fare una piccola donazione tramite un'altra piattaforma, altri siti, come appunto streamer su qua.com. Oppure, e anche se volete, potete acquistare il mio ebook, che trovate a 5 € su Amazon. Facendo queste cose potete sostenere i canali. Insomma, ok. Il canale tutto va in network, quindi occupate, quindi oltre qui al canale YouTube, dove trovate tutte le precedenti che abbiamo fatto, quindi quelle di manga, tanto giapponese, cinema giapponese, arte giapponese e cultura giapponese in generale, e abbiamo fatto anche lezioni con giapponese, fatto anche la playlist qua sempre sul canale YouTube. E quando prima giocavamo facevamo giochi vintage, adesso si chiama Master System 64 facevamo, e adesso invece al sabato facciamo le live e giriamo in Giappone con Google Maps. L'anno scorso, l'altro giorno, abbiamo iniziato a vedere Nara, quindi la città storica molto importante del Giappone, e continuiamo a vedere anche male, secondo posto, continuano a girare per Nara. E abbiamo visto Tokyo, abbiamo visto Kyoto, abbiamo visto Osaka, adesso facciamo Nara. E quindi tutti i video dei precedenti per questo canale YouTube. Oltre a altri video che ho fatto, ti lascio che tu ci apri il cervello, questi giri ho fatto girando in bicicletta, quindi apri il cervello. Appunto, prendo un po' di medievale, facendo vari tirai, salite, discese, insomma. C'è salita, c'è pianura, c'è poi tutto. Sempre chi piace andare in bici, sempre chi va solo a trovare posti belli, vedere qualcosa che magari non conosce. Bei paesi, quindi apri il cervello. E quindi tutto questo su canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, dove sono via avvisa, che stamattina abbiamo visto fatto la stasera, quindi iscrivetevi. Poi sarete sempre aggiornati. Anche se c'è qualche problema, magari devo inviare la live, metto sempre avviso, magari una mezz'oretta prima, metto l'avviso se posso, se riesco. E poi metto anche il link di tutto quello che pubblico, insomma, metto sui vari social, metto sul canale, sulla pagina Facebook, poi c'è il canale il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove metto varie foto, cose di vari, TikTok dove metto i video, e poi c'è la mail, trovo anche il ghiaccio di tutto il link, quindi se volete contattare in modo diretto potete usare anche la mail. Allora, iniziamo. Come al solito vediamo le foto, vediamo foto dell'autore e i vari copertini, i vari manga. Leggiamo la biografia su Wikipedia e poi andiamo a vedere proprio le trame dei vari manga da Anime Click, il sito portale appunto di Anime Click. Allora, quindi adesso apriamo l'immagine. Allora, oggi è ritardo da tanto. Ritardo sul sito, insomma, tengo acceso il canale, l'altro computer per vedere se funziona la live, quindi in ritardo. Allora, adesso abbiamo questo autore, che ha fatto molte opere, insomma, comunque non ci si può parlare di questo autore, insomma, qualcosa pubblicato, e quasi in Italia, credo che sia stato pubblicato quasi tutto, quello che ha fatto fino adesso in Italia, comunque adesso vediamo. E poi andiamo a vedere, come al solito, vediamo le varie opere, poi andiamo a vedere anche un po' sul web come sono imposte le tavole, come disegna, come sono proprio messe le varie vignette sulle opere. Allora, che si sta prendendo qua? Allora, così.
ha fatto un po' di euro perché ecco si vede, si può vedere, ecco, io adesso vedo qua. Questo è l'autore. E ho fatto solo questo perché c'è sempre le foto, ho trovato foto diverse, ma sempre su capellino, quindi insomma si vede un po' più la caratteristica sua di tenere questo capellino. Quindi questo è Masasumi Kakizaki. Ah, quindi adesso vediamo la biografia su Wikipedia. Allora, Masasumi Kakizaki nasce a Gombetsu. Questa è Gombetsu. Gombetsu, c'è questa cosa, nord-orientale, di Hokkaido, quindi il nord del Giappone. Il gioco più grande, cioè più grande, il gioco che sta a nord del Giappone. La grande isola che sta a nord. Il 18 maggio del 1978, inizia 45 anni, quasi ancora una più. È un fumettista giapponese. Biografia, allora vediamo un po' come dice. Allora, non è mai stato un amante dei manga, no? Avendo letto solo Rocky Joe. Così nelle prime fasi della sua carriera tentò la carriera di scrittore, ma rendendosi conto che il suo romanzo non era di buon livello, partecipò ad un concorso di mangaka. Quindi non mi piaceva il manga, ma si chiamava mangaka. Nonostante non si fosse mai seriamente cimentato nel disegno, riuscì ad aggiudicarsi uno dei premi del concorso e ciò lo spinse alla carriera di mangaka. E vediamo che insomma c'è un stile di disegno abbastanza bello qui. Insomma, uno che ha fatto le cose così, però l'ha fatto bene. Iniziò la carriera di mangaka nel 2001 pubblicando la storia breve Chutops su Younger Shade di Shogakukan, seguito poi dalla sua prima serie regolare Gen X, dove si occupò dei suoi disegni, mentre la sceneggiatura fu affidata a Kentaro Umitsuki, conclusosi nel 2009. Collabora con George Albert tra il 2003 e il 2010 al manga Rainbow, pubblicato su Big Comic Spirit di Shogakukan, dove si occupa del suo aspetto artistico. Infatti, anche molte opere ha fatto il suo disegno, ha fatto anche opere. Nel 2008, durante la serializzazione di Rainbow, pubblica un manga di 7 capitoli intitolato Cancer Recto. Torna a occuparsi anche della sceneggiatura con l'horror Hideout, pubblicato in volume. Scrive il suo primo shonen su Weekly Shonen Sunday con Bestiarius, pubblicato in maniera regolare dal 2011. Si sposta poi sulla rivista Young Magazine di Kodansha, pubblicato dal 2011 al 2013 il manga western Green Blood, pubblicato completato in 5 volumi. Poi ho fatto altre cose, quando lo dice, ho fatto altre cose, quindi non è accennato a stare a scrivere. Sia e il Wells. Tra le tecniche più utilizzate dal mangaka c'è il chiaroscuro che, unito ad una grande attenzione per i dettagli, dona ai disegni una notevole carica espressiva. Questa tecnica è principalmente dovuta alla sua passione per il cinema e lo spinge a tentare di dare un taglio cinematografico ai suoi disegni. Infatti, dopo vedremo che da un'opera che ha fatto anche una trasposizione manga di un'opera cinematografica. Quindi ha rifatto un manga tratto da un film. Le sue opere, che è uscito da poco, cioè no, il film, ma il manga. Le sue opere prendono spunto da numerose opere di Fedra, che vi dicevo qua, specialmente film di stampo occidentale come Spartacus e film a tema western di Sergio Leone, da cui ha ricavato rispettivamente Bestiarius e Green Blood, oltre che da libri come Shining di Stephen King, e ha ispirato durante la creazione di Hideout, di cui si ispirava a libri e a film occidentali, insomma, queste sono storie. Ok, adesso vediamo i manga, nello specifico. Allora, primo manga, questo qua, Gen X, ah, mettete più piccolo qua, pubblicato in Italia da Panini, Light Manga. Allora, vediamo la scheda. Gen X Apocalisse Mutante, il sottotitolo Apocalisse Mutante, questa copertina più o meno. Allora, quando si apre, ah, c'è la cosa sulla pagina di Anime Click, c'è l'evento che tra poco in Cina ci sarà per il 25 anniversario, c'è Akira, il danno Akira di nuovo, rimasterizzato e rifatto il film Akira ai cinema. Allora, Gen X, questa tipologia, classifica Shogakukan, ha un disegno di Masasumi Kakizaki, la storia di Kentaro Funizuki. È un shonen, azione, combattimento e fantascienza, horror splatter, scritto nel 2002,
在我们要不要多管理，也来这把那个不断在上面的股票，你马上就不要管理。啊，这好吗？尤其当你母亲用中文书店这个问题，英文我也是一模了。你可能非常大的不得去，还有一个是说明的，你好。La sua vita viene sconvolta quando scopre di essere uno dei soggetti sperimentali di un bizzarro esperimento di organizzazione NOA, scritto NOA. Assieme ad altre decine di ragazzi, infatti, ha subito un impianto di particolare genere detto Echidna o Echid DNA, dal nome del mostro mitologico Echidna, in grado di conferire al portatore le peculiarità di un animale: ali, agilità, veleno naturale, eccetera. E trasmissibile mediante i fluidi corporei, bevendo il sangue durante il portatore si acquisisce il potere del suo genere. Il senso dell'esperimento è quello di far scontrare tra loro i ragazzi in una gara mortale, e quel utero sopravvissuto, dotato della più forte combinazione di geni, sarà il prototipo della nuova umanità. Il nostro beniamino, però, non vuole sapere e userà i suoi geni, quelli della tigre dai denti della sciagura, solo per difendere se stesso e la sua amica, senza avere intenzione di assorbire altri poteri e di perdere ancora di più la sua umanità. Sarà comunque più forte di tutti gli altri, che pure avranno subito leggeri in quantità. La matata di Wikipedia, dice la firmata, c'è la pace su Wikipedia. E questo insomma, ma pensate, insomma, il combattimento, un po' sperate, insomma. Dopo diamo i disegni, comunque i disegni sono abbastanza, sono molto belli, molto realistici. Già, come ti posso vedere, ma poi faccio vedere i tavoli, cerchiamo un po' i tavoli. Su, andiamo su internet e cerchiamo un po' i tavoli. Avete avanti, a questo punto pubblicato in Italia, sempre da Panini, Rainbow, Rainbow sarebbe la copertina, Rainbow. Come si è sentito in inglese? Ah, Rainbow. Andate a aprire la scheda, ecco qua. Rainbow di Masazumi Takizaki, che ci avrebbe messo un'altra opera, forse prima. Ma titolo originale è Rainbow. Isha Kubo di Shishi Iida, l'editore originale. Casatrice Shogun, sempre, alla storia di George Abe, disegni di Masazumi Takizaki, è un segno pubblico adulto, drammatico psicologico, life storico, scritto dal 2002 al 2010, 22 volumi, mi pare un 2 volumi, 245 capitoli, pubblicato da Panini. Andiamo a trama. Allora, storia di 6 milioni. Joe, Mario, Suppon, Baremoto, Eitai e Chiavezzo, che si ritrovano in riformatorio, accusati di aver commesso reati come la truffa, il furto e la violenza calata. Il manga narra di come qui saranno costretti a subire violenze e angherie di ogni tipo, sottostando al gioco di un medico pedofilo e del personale dispotico e brutale, e delle difficoltà nel reinserimento in società. Una storia che narra i vicissitudini di un gruppo di ragazzi, uniti da un legame straordinario. Inoltre, Rainbow ha vinto nel 2006 lo Shogakukan Manga World nella categoria generale insieme a Taiyo no Mokishiroku e Spirit of the Sun di Kaiji Kawaguchi, quindi a extra conservato. E questa è insomma una storia forte, però insomma come storia sembra interessante. Questa è una bella storia. Come storia bella lunga. La planeta pubblicata dal 2013 in poi. La finita nel 2015, quindi 2 anni ha pubblicato, tutto, ogni mese pubblicava un'opera. Quindi abbastanza regolare. Sono riuscito. Allora, andiamo. Allora, questo è inedito, la copertina originale, quindi questo è inedito, ma è uscito in Italia. Questo è ancora non uscito. Questo è allora. Cancer retto. Abbiamo letto prima. La biografia. Cancer retto. Titolo in inglese Infected Island, quindi isola infetta. Cancerettrice Shogakukan, in questo caso è storia di disegni di Akizaki, che è la prima opera che ha fatto completamente sua. È un segno drammatico psicologico scritto nel 2008, Bruno, sono io, in 7 capitoli. Però inedito, però non è riuscito. Andiamo alla trama 13. Allora, 3 gennaio 2011, il dottor Matsuoka Tsuyoshi visita un paziente che presenta sintomi influenzali.
giorno successivo il paziente muore per collasso di vari organi interni, seguito da altri che avevano manifestato gli stessi sintomi. Mentre il numero di morti cresce sempre più, persino i super tecnologici giapponesi sono impotenti di fronte alla diffusione dei virus mortali. Ho questo scritto una cosa di news. Hanno scritto ha fatto una storia sul virus. Scritto 2008, abitato 2015 nel futuro. E insomma, 11 anni prima parlavo di virus. Vabbè, che le storie sui virus sono stesse sempre, penso. Intanto vediamo come si risolve questi virus, insomma. Questo ancora non mi stavo pubblicando. Altro. Ah, questo pubblicato in Cibo, la rete manca, quindi pubblicato in Italia. Su internet c'è Hideout, ovunque, in questo momento. Io come tante volte, io vi consiglio se volete scoprire un manga che c'è un autore che non conoscevate, non conoscete, se potete acquistare magari un'opera breve, così vedete com'è, com'è il disegno, com'è la storia, com'è scrive, insomma, un disegno come scrive. Se vi piace, ma se vi piace, magari potete aprire la storia di un'opera, calcolate, 20 volumi, insomma, io vi consiglio prima di guardare un'opera questa qua, un volume solo, che magari se vi piace andate a vedere anche qualche più lunga. Allora, Hideout, titolo originale, Casettino Shogun. In questo caso, questa è storia sempre sua di Masasubi Takizaki, di storia di Zen. È un seinen drammatico, un mistero psicologico. Scritto nel 2010, un volume di questo. Pubblicato a Panini, in questa storia. Abbiamo la trama. È una notte molto buia, sotto una pioggia battente, di Shima Seiichi è determinato a portare a compimento il suo intento. Questa sera uccide la sua moglie. Solo un anno. Ha scritto Marx, manca la lettera. Solo un anno prima era un uomo felice, uno scrittore successo, un marito contento e padre di un bambino. Tutto sembrava andare per il meglio, ma gli ha scritto che tale felicità dovesse avere termine. Il giorno in cui il suo marito pone fine alla loro collaborazione, il buio inizia a filtrare nella sua vita più veloce e proiettile. Inizia così una discesa terrificante negli inferi di quello che pagina dopo pagina sembra essere il suo ultimo romanzo. Questa è la trama. Quindi di nuovo mistero psicologico. Oh, scrive delle storie abbastanza toste, sia quelle che disegna, scritte da altri, sia quelle che scrive. Disegni molto belli, pubblico, quindi vediamo, cioè disegni proprio molto belli. Ok, allora, questo è bestiario, sono di questo pubblicato con l'antemaglia, questo in Italia c'è. Bestiario, ho detto che si è ispirato a Spartacus. Film in Spartacus, quello lì vecchio, quello lì, dopo che stava fatto dopo la serie di un vecchio con Kirk Douglas, no? Il vecchio di Spartacus, Bestiarius, qualche storia di Spartacus, storia vera, quindi storia di epoca romana. Il titolo originale è Tujushi, casa editrice Shogakukan. In questo caso, per disegno e storia sempre di Akizaki, è un shonen pubblico adulto, azione drammatico fantasy storico, nel 2011-2019 ha scritto 7 volumi, non è tanto da finire, pubblicato da Panini Italia. Allora, trama, 70 d.C. l'impero romano ha la conquista del mondo, per proteggere Albione le viperne, guerrieri simili a draghi combattono contro le regioni dell'Ulva. A Creta i Minotauri devono difendersi dai soldati penetrati nei loro demoni. Ora, l'ultima viverna, Durandal e il Minotauro Taros devono esibirsi nel Colosseo come gladiatori, a combattere al loro fianco due umani. Tramandata dal territorio italiano con la Quindi c'è la storia, e più c'è anche il fantasy, qui ci mischiamo un po'. Questi mostri, le viverne, i Minotauri e insieme agli umani. Quindi è ambientato nella storia proprio un fantasy. È bello, interessante. E combattere i gladiatori e combattere. Ambientato tutto l'impero romano. Questo è bello. Dov'è recuperare questo? Ah, perfetto. Ok. Andiamo avanti. Allora. Questo è Green Blood. Mi sembra il sangue verde. Green Blood. Serve solo Green Blood. Allora, attimo la scheda.
Allora, questo è pubblicato da Planet Manga e su Shippuden, c'è scritto Wishing, questa è la copertina più allora, titolo c'è quello di Green Blood, cantatrice Kodansha, in questo caso sarebbe storia di serie di Kakizaki, di cui c'è poi opere sue, perché qui abbiamo visto che c'è solo sceneggiatura, adesso qui c'è poi opere sue, completamente sue. Categoria Seinen, in questo azione, film e storia, in questo storico, scritto nel 2011, 5 lunghi. Pubblicato da Panini. Abbiamo la trama. Allora, la fine della guerra civile segna l'inizio della rivoluzione industriale negli Stati Uniti e gli immigrati provenienti da tutto il mondo insediano per realizzare il loro sogno americano, ma quello che attende la maggioranza di essi è la povertà, la discriminazione e la disperazione. Manhattan è pieno di immigrati e il sesto distretto, Five Points, è considerato al momento la peggio barca a cui del mondo, dove i mafiosi controllano l'intera area, polizia compresa, in detta legge la criminalità organizzata, ma anche Five Points, dove sembrano esserci solo rapine, prostituzione e omicidio, mostra alcuni segni di speranza. Luke Barnes è un ragazzo onesto e retto, che si rende conto di come sia proprio la criminalità a ostacolare la realizzazione del sogno americano. Ma Luke non sa che proprio il suo fratello maggiore, Brad Barnes, è un assassino che fa parte della più grande banda di Five Points, i Grave Diggers. Brad è conosciuto come Grim Reaper, e la sua fama di killer abile e spietato lo precede Luke, come il Green Reaper, e la sua fama di killer abile e spietato lo ripeto, niente, scusate, ripeto la frase. Quindi lo conosce Green Reaper, e la sua fama di killer abile e spietato lo precede Luke, punto. Poi avrò scritto la stessa frase anche 2 volte. E quindi c'è questa cosa, questa contrapposizione tra due fratelli che uno cerca di fare, di vivere un po' più onestamente, l'altro invece di criminale. Oh, cioè il disegno è proprio molto cinematografico, cioè proprio c'è scritto una biografia molto cinematografica. Ok, la prendiamo via per questo punto. Oh, questo qua è un po' letto adesso di quest'autore, che è uscito qualche mese fa in Italia, L'amore della spia. L'amore della spia che è tratto dal film, che è uscito qualche anno fa. Adesso di qua, visto Marvel com'è. Allora, L'amore della spia, titolo originale, Spy no Tsuba, insomma mia moglie, L'amore della spia, cantatrice Shahrukh Khan. Allora, la storia è di Yusuke Hamaguchi e Kiyoshi Kurosawa, sempre scrittore, e disegni di Masazumi Kakizaki, perché allora, L'amore della spia è la prima volta dove è stato. Poi ci ha fatto il film, Yoshi Kurosawa ci ha fatto il film, regista qui, e poi questo qui ci ha fatto il manga, un disegno di Akizaki. È un seinen, appunto, genere drammatico, sentimentale, storico, scritto nel 2020-2021, tratto da live action, praticamente, da film. Due volumi, il cofanetto c'era, fatto un cofanetto della Planet Manga, cioè la Panini. Allora, diciamo la trama. Isaku Fukuhara gestisce un'azienda commerciale a Kobe e percependo una sorta di fermento nell'aria, lascia la casa della moglie e Satoko per trasferirsi in Manciuria con il nipote, ed è proprio lì che vede accadere qualcosa di sconvolgente. Yusaku decide di rivelare l'incidente al mondo intero ed agisce in tal senso. L'uomo viene accusato di essere un traditore, ma Satoko vede lui e giura di rimanere lì accanto, non importa quali saranno le conseguenze. Appunto, questa via la spia per un punto va per la guerra, no? Anzi, un po' via da guerra, agli anni 30. Io che scoppiassava. Ho avuto il Giappone, c'era la colonia su Manciuria, Manciupuono, stato fantoccio creato dal Giappone. In Manciuria, che è un po' la terra di conquista, che c'era la gente avventurieri, facevano aziende, varie cose, varie attività, legali e illegali. E poi c'è in Italia, facevo cose. Insomma. E così è andato là, ha scoperto cose, insomma, tratto da. Appunto, questo è tratto dal film, ha fatto il film, poi ci ha fatto il manga. E io qua, lo diciamo, io qua qua voglio, insomma, cercare di aiutarlo, succedono varie cose. Allora, il manga io l'ho letto e vedo che disegna molto bene, sì, però non mi è piaciuto anche le cose, perché è un po' affrettato, insomma, disegna un po' così, sono quasi manco un po' delle scene, un po' e disegna, poi disegna bene, anche se proprio rispondi bene, anche disegni tutto, però.
poi anche le altre recensioni, le altre gente che ha letto, che insomma, non è stato molto sviluppato bene come manga, anche se sviluppo lui, ma insomma, anche alcune scene del film sono state riportate bene, insomma, comunque. E, insomma, non mi piaceva particolarmente, comunque, proprio molto molto. Mi piaceva abbastanza, ma non necessariamente come manga. Quindi non lo trovo così un manga, bellissimo come manga. Gradevole, bello, però insomma, potrebbe essere scritto in certi passaggi un po' affrettati, insomma, in certi passaggi un po' da un punto all'altro, un po' velocemente, insomma, scritto proprio bene. E il film l'ho visto, però, ho letto le recensioni, ho letto le cose, insomma, che sta un po' affrettato come cosa, non si vede proprio che c'è proprio dei salti, proprio di sceneggiatura, insomma, da un punto all'altro, però disegnato molto bene, insomma, merita, insomma, cioè si può fare una lettura, secondo me, ma potrebbe essere meglio, però ne vale, abbastanza bene. Posso dare un voto, un 2 su 5, insomma, potrebbe essere meglio. Sono l'altra volta che c'ho l'elenco di tutti i manga che ricopro, metto un voto vicino, insomma, 5 massimo, quindi da 1 una schifezza a 5 da capolavoro, e così, 2,5 su 3, via, licenza fisica. Bene, insomma, disegni bene, poi faccio vedere, insomma, abbastanza bene. Allora, poi, ho fatto un cofanetto, appunto, da Panini, e costava, aspetta, un attimo, c'è scritto, il prezzo, allora, è costato, ecco qua. È costato 14 euro, 7 euro l'ho fatto, insomma, 21 settembre 2022, 2022, 7, fine settembre. Poi da spia cofanetto, 14 euro. 7 euro, insomma, questi prezzi che comincia a fare la panina, insomma, da 7 euro, 7 euro e mezzo, insomma, comincia a costare un po' tanto. Non come da niente, diciamo, i prezzi 14, 12, 13 euro, insomma. Se altri manga, se altri cassetti ci cominciano a fare i prezzi altri. Allora, ultima opera. L'opera cosa qua? Questa è ancora inedita, ancora in Italia non uscita. Questa è Yomotsu Hegui, il titolo originale. Yomotsu Hegui e Shisha no Kuni no Kajitsu, il titolo in giapponese. In inglese è Fruit of Underground, il frutto dell'underground, del sottomondo, no? Underground. Underworld, insomma. Il frutto of the underworld, quindi il frutto del sottomondo, del mondo sotterraneo. Questo è il titolo originale, cioè il titolo in inglese. La casettrice Kodansha è sempre storia di disegno di Gaki Itzaki, è un seinen, azione drammatico, fantasy e quadruale. È iniziato nel 2021, 2 volumi in corso, quindi ancora in corso. Sta facendo adesso, inedito, quindi ancora in Italia non l'hanno pubblicato. Chissà se lo pubblicherà Fnite, ma forse il sito che insomma, l'ultima manga pubblicata di tutti. Allora, diciamo la trama. L'ex poliziotto Kanetsu Munawa è rinchiuso in prigione per aver cercato di vendicare il omicidio di sua moglie, di sua figlia. Scontata la pena, è uscito dalla carcere. Viene evitato dalla propria famiglia, tormentato dai ricordi, rimane soltanto la sua vendetta a completare. Una strana ragazza intanto lo segue, apparentemente motivata da un secondo figlio. E questa è la trama. Strana, non so c'è niente. Allora, se ci sono fatti su qualcosa accade. Qualcosa accade. Oltre alla trama che si trova. Ok, queste sono tutte le opere che abbiamo visto di questo autore. Ora andiamo a vedere un po'. Vediamo un po' come imposta il tavolo, come disegna il vignetto. Allora, un attimo, mi posto le cose qua. Abbiamo visto che questo autore ancora non ha fatto molto, insomma, cominciamo da tanti anni che comincia a fare manga. Comunque, ha fatto cose abbastanza discrete, ma abbastanza belle. A livello grafico molto bene, anche le storie abbastanza gradevoli, insomma, sono pesanti, storie toste, però insomma, belle, interessanti. Allora, vediamo, apriamo il browser, andiamo a vedere, andiamo a vedere un po' come imposta, come disegna, insomma, come è lo stile, già poi la copertina, forse visto, insomma, vedevo proprio anche dentro, se sono disegnato molto bene, molto, molto realistiche. Come disegni? Allora,
Respiriamo. Un attimo. Allora. Adesso mi tratti. Vai. Vediamo un po'. Qua già vediamo il tavolo, vediamo cosa si vede. Vediamo la spia, vediamo se qualcuno mi conosce. Aspetta, vediamo un punto. Vediamo se vediamo qua. Oh, questo qua, vediamo qua, che tavolo qua. Guarda che tavolo qua. Cioè, sono di qua, sono i piatti, sono le fotografie, guarda. Sono disegni bellissimi, cioè il grafico mi disegna proprio in modo molto bello. Guarda, mi disegna molto bello, mi disegna. Ah, ecco, che cavolo c'è, qualche vignetta proprio costruita con te. Qua, in qua. Allora, vediamo bestiali, insomma, com'è. Qua non da un po' qua no, la copertina è tavola, vediamo tavola qua, vediamo tavola qua e dai, mi verde, no? Mi verde che ho e la rida che ho le cose è andata e qua, quindi tavola. Beh, mi sembra molto bello. Molto bello, mi sembra. Vediamo la moglie. Faccio vedere molto. Da questo è un po' più bello, questo qua è molto più cinematografico, perché tra un film lì. Allora, la moglie. Come te la spiego qua? Allora. Vediamo un po' quale tavola è quello molto molto realistico, come si chiama scuro, queste sfumature, queste ombre, i disegni espongono proprio fatti qua già, proprio fatti, si vede che sono fatti proprio di questi da macive, cioè no, con certi autori che fanno una fotografia poi sopra ricalcano, ma questo è proprio il disegnaggio proprio. Ha ridisegnato proprio l'immagine, uno sfondo vero l'ha ridisegnato. Qua, la casa. È molto bello, insomma. Molto bello. Allora, diciamo l'ultimo. Allora, l'ultimo che ha fatto, un po' più visto, cioè, molto bello. L'ultimo che ha fatto è molto che questo Yomotsu Egui. Yomotsu Egui, vediamo un po' l'ultimo che sta facendo adesso, vediamo un po' che tavolo, cioè roba all'aperto, no? Come disegno molto scuro, cioè molto molto nero, molto richiosa, disegnati molto particolari, cioè. Ma che tavolo, cioè beh, come disegno proprio, disegno proprio in modo. È molto bello, molto bello, sì. Lo consiglio a un autore, insomma, che è storico, è Cooper, insomma, Tolstoy, come storico, no? Dark, no? Che è un ispirazione storica, comunque bello. Sì, è molto bello, così. Allora, abbiamo visto questo autore, Masasumi e Kazizaki. Adesso andiamo a vedere i manga di qua quest'anno, poi sono per mesi di febbraio. Mesi di febbraio, poi ecco. Due o tre numeri sono anche i primi che sono usciti il mese di marzo, che sono da quel sabato scorso, quindi
cioè uscite dal primo e non l'altro. Due tra due, perché mancava un'altra roba che ancora non è arrivata. Quindi adesso andiamo a vedere. Apro la webcam e andiamo a vedere. Allora, Allora, adesso apro la webcam, webcam, così vediamo l'uscita di manga di febbraio. C'è qualche numero che è uscito i primi di marzo, che ho preso l'altro giorno, quindi due o tre numeri, dopo vi dico quale vediamo. Con questo apriamo la webcam. Allora, qua, la webcam. Allora, non so se l'ho trovata, comunque se si sente l'audio è un po' diverso, perché quando registro con la webcam uso il microfono della webcam, quindi è un po' diverso rispetto all'audio. Che uso con l'altro microfono quando facciamo il resto della live, quindi il resto della live facciamo con il microfono collegato a un PS, invece questo è collegato alla webcam, qui c'è un po' l'audio poi diverso. Allora, cominciamo con il primo. Allora, ci rimane numero 3, è uscito numero 3. Sto messo per uscire, questo è uscito a febbraio. Non trovo dove c'è scritto qui, Nobuo Okuda. Dovrebbe uscire il numero 4 che è l'ultimo. E dopo c'è anche tutto il cofanetto, però purtroppo da come ho detto mi sa che c'è il cofanetto intero, quindi pieno, quindi il cofanetto vuoto non fa. Devo fare il cofanetto vuoto invece non fa. Comunque Cima 3, allora Cima 2, l'ho trovata questo manga bello, interessante, normale, divertente. E questa storia appunto parla di Cima, appunto parla di questo Cima sia come edificio, perché appunto parla di un Cima che rischia, un Cima del Sai che rischia di chiudere, quindi dopo arriva un personaggio che è un filmmaker, quindi un regista che gira il mondo, quindi, e che era amico del proprietario precedente, del vecchio proprietario del cinema, quindi cerca di salvarlo, insomma. Quindi la trama all'inizio è questa, dopo cercano di fare appunto cinema, nel senso di cinema proprio come cinematografia, perché cercano di girare i film, di fare i film, quindi è bello, comunque è bello, molto interessante. Adesso ho detto prima di tutto, questa qua non l'ho detto. Sono l'unico qua che non l'ho detto, quindi adesso la posso leggere. Voglio aspettare magari che trovo anche il terzo, l'ultimo numero, così da tutti e due e finisco. Comunque è bello, interessante, mi piace molto, quindi lo consiglio nemmeno. Disegno stile anni 90, perché questo è stato fatto, vedete, c'è scritto, l'ho visto anche l'altra volta, è stato fatto, c'è scritto, del 90, infatti è stato fatto nel 90, adesso è pubblicato in Italia, ma è pubblicato in Italia, quindi comunque del 90, l'originale proprio, è stato scritto, in questo stile fine anni 80, inizio 90, come disegno, comunque bello, interessante. Di questo autore qua dovevo uscire anche Cura, un altro numero, un altro manga, che ancora purtroppo non è uscito. Sempre dalla Icari, ha annunciato che deve uscire, però è 2 o 3 mesi che annuncia, però non esce mai. Poi, allora, Carisma 2. Carisma 2, Carisma, ho letto il primo numero, appunto adesso, ancora il secondo l'ho letto, vari autori, ma sono tanti autori, e sempre Icari, inizio sempre Icari. Carisma 2, il primo mi piaceva molto. No, il primo numero mi piaceva molto, cosa parli di sesto, insomma. Comunque è bello questa storia, appunto comincia un ragazzino che viene amato da tutti, viene dopo, viene maltrattato, insomma, sono cose rosse, c'è la madre che fa parte di una setta che lo costringe a fare cose, insomma, comunque si sta facendo uno spaccato anche da cultura giapponese, insomma, le sette sono molto onnipresente, qualcosa che la regione, sono tante le regioni giapponesi. La parte delle regioni principali, Shintoismo e Buddismo, poi ci sono cioè, cristianesimo, poi proprio ci sono tantissime sette sincretistiche che hanno mischiato vari fedi, varie regioni, quindi in Giappone c'è proprio con queste sette molto, perché ci sono queste sette carismatiche, quei leader, qualcosa, purtroppo c'è il riflesso della luce della lampada sopra, e insomma ti fai dire, è abbastanza pesante come storia, pesante nel senso che è tosto, insomma, come storia. Disegno bello, interessante, cioè mi piace il disegno. E adesso vediamo un po' cosa dice il secondo corso. Il primo appunto dice questa cosa, il senso di questa setta, cioè sono leader carismatici, sempre queste sette d'imbroglio, insomma, che fanno cose che ci influiscono la gente, e spingono soldi, cosa, comunque c'è anche violenza, cioè, comunque bello, molto bello, consiglio. Poi finalmente sono riuscito a recuperare Genndy Hoshino numero 1. Genndy Hoshino è un storico manga di Keiichi Nakazawa, pubblicato, questo è pubblicato da Ikea, anche questo da Ikea. È stato fatto varie versioni, varie edizioni, questa finalmente ho fatto la versione di Tankobon, perché prima c'era edizioni di volumi molto grandi, costa anche tanto. Quindi finalmente ho fatto la versione di Tankobon, dovrebbe essere 10 o 12 volumi, se non mi ricordo. C'è scritto quanto c'è scritto. Già costa 7 euro a volume, questo qua Tankobon, insomma, già la versione più piccola, anche come formato, che guardate era molto più grande, proprio in box e anche giganti, non so. Però il Candy Rush è un classico che va letto, ancora non ho letto, ho che aspettavo, c'ho già il numero 2, dove ho deciso di mettere il numero 3,
e forse anche 4, non si sa queste qua così sono arrivate. L'1 abbiamo detto che era uscito ai tempi di Luca Combs l'anno scorso, no? E era terminato, perché era fatto anteprima lì, era terminato, e quindi hanno dovuto fare le stampe e per un po' di tempo non si trovava il numero 1. Adesso finalmente si è ritrovato. Comunque la storia è bellissima, appunto parla di Hiroshima, quindi dopo quello che è successo in Hiroshima, quindi anche dei sopravvissuti della bomba, insomma. E ti fai tempo spaccato del Giappone dopo guerra, quindi molto bello come storia. Adesso lo dico a galline perché ancora io non l'ho letto, lo conosco di fama perché è un manga che di fama, insomma, merita proprio di essere, quindi lo consiglio assolutamente recuperato. Se non avete recuperato l'edizione, quella che costava tanto, le grandi edizioni omnibus, quelle con i propri volumi enormi, questo qua conviene, finalmente ho fatto questa edizione, proprio costa poco, poco, insomma, 7 euro volume, insomma, almeno è anche più piacevole da comprare, ma non manco la compro. Numero questo è il numero 1, come ho detto l'altra volta, c'è cioè il numero 2, anzi dovrebbe essere, no, perché ce l'ho messo, no, l'ho fatto l'altra volta perché ce l'ho messo dall'altra parte già, cioè. L'altro mese l'ho fatto, perché appunto come ho detto, ho recuperato prima il numero 2 e il numero 1 si trovava. Comunque molto bello, lo consiglio assolutamente. Poi, questo è il numero 3 di Outside Picnic. Questo manga shonen, dovrebbe essere un shonen, sì, un shonen, insomma, un battle shonen, insomma. E anche se i protagonisti sono tutte femmine, quindi non è uno shoujo, poi sono protagonisti sono femmine, sono ragazzi. E questo appunto Outside, questo mondo strano, questo altro mondo, un po' si fa, si può dire un po', non so se sei ispirato, però sembra un po' tipo quello di Stranger Things, no? Questo mondo, altro mondo, un'altra parte, che c'è mostri, cose, insomma, questa realtà parallela, insomma, forse sarà stata anche ispirata da quella storia lì, insomma. Questo è magari recente, quindi vedete quando è il manga, vediamo un po' di quando è, sa che si sta uscendo adesso, quindi allora qua non vedo niente. Guarda, ma c'è cioè, chiari, dovrebbe essere recente. 2019, quindi ho cominciato a farlo nel 2019, quindi insomma, mi sa che un po' di ispirazione ha preso. Comunque, vabbè, i mondi parallei, altri mondi, altre realtà, sono da decenni che si sono, insomma, che ci sono nei racconti fantastici, quindi sono sempre stati. E comunque, se interessa, è bello, se si occupa di ragazzi, potrebbe trovare in questo mondo parallelo, ci sono mostri, devono combattere, combattere sciogli, insomma. Anche proprio perché c'è un shonen base, insomma, battaglie, sì, ma non è che ci sono quelle battaglie proprio tipiche di battaglie, quindi insomma, i mostri, quindi livelli, comunque mistero, appunto questi mondi, mondo parallelo, bello, interessante, non male. Poi, un po' veloce perché sono tante da vedere. Ah, vabbè, questo qua, Alice in Borderland, questo è proprio il classico, è ancora fino a leggere, lo devo leggere ancora. E anzi, adesso me lo leggo come primo posto perché voglio continuare a vedere la serie, perché è uscita la seconda stagione della serie TV, no? E prima voglio leggere il manga, quindi leggere la serie TV, che ho visto già, andavo un po' avanti, ho visto una puntata che già andava un po' avanti rispetto al manga, quindi io voglio leggere il manga, poi man mano vedo la serie, mi sono cose un po' diverse rispetto alla serie, rispetto al manga, hanno cambiato un po' di cose. E Alice in Borderland, appunto questo gioco a cui si è ispirato l'autore, è pubblicato dalla J-Pop, e comunque manga da cui poi è stato ispirato la serie tipo quella di coreana, delle cose di come si chiama, di quella di, non mi viene il nome, è Squid Game, adesso fanno anche la seconda stagione Squid Game, e si sa che si è ispirati anche a Alice in Borderland, si è ispirati. Questo anche questo è un altro mondo parallelo, in cui c'è questo, i giochi, qua ci sono proprio i giochi, quindi sono di forse il battle shonen, comunque psicologico, duro, insomma, drammatico, insomma, come. Gente che muore, appunto, se non giochi, devi giocare, devi vinci, cioè, o vinci o muori, quindi insomma, sempre quella serie di quel battle royale, insomma, l'ultimo che resta vinci. Comunque, molto bello, molto bello. Adesso la posso comunque, non è costruito questo. Questi sono due volumi, quindi c'è cioè, un volume e due, perché era stato pubblicato anni fa, era 13 volumi, vai, aspetta, quanti sono? Questo totale sono 9, quindi erano 18, 18 volumi, quindi erano unificati. Quindi manca pochi, manca altri due pochi. E due volumi a volta, perché l'edizione vecchia era appunto una volta questa qua, infatti questa è la copertina, dove, insomma questa è la copertina della tumba. Quindi ha messo, mette le copertine dei numeri, dei doppi numeri, qua, li ha messi qua. E Alice in Borderland appunto Alice sarebbe, Arisu sarebbe, no? Il personaggio, quindi Arisu si chiama di nome, di cognome, e sarebbe appunto Alice, quindi come nome. Sto Alice ogni tanto viene fuori questo coso, sono ultimamente, ogni tanto c'è manga con questi nomi Alice. Cioè, se si rifà sempre al mondo dell'autore specchio, quindi il classico quindi, di Lewis Carroll, quindi Alice in Borderland, il paese meraviglioso, si rifà sempre lì. E
fatto, è un topos, proprio un classico del fantasy, quindi viene sempre ripreso e interpretato, un po' come Son Goku, la storia cinese appunto, del viaggio occidentale, in cui hanno fatto tutte le varie storie, vari film, vari cartoni con Dragon Ball e cose varie, no? Quindi sono quelle storie classiche. Stanno ispirando molto la cultura occidentale, ma anche orientale, quindi insomma moderna del giro. E comunque Rich in Border è molto bello, lo consiglio assolutamente. Lo consiglio sempre, ogni volta che mi faccio vedere, comunque vi faccio vedere sempre il manga, quindi, anche perché non ho visto le precedenti, quindi insomma quelli che sono su cultura che stanno uscendo a mano a mano, quindi ogni volta ve lo dico, ve lo consiglio. Awasu, Dabushin manga, un altro manga, adesso non mi ricordo, Dabushin manga nuovo. Comunque una ristampa, comunque devo uscire in manga dopo, proprio dopo quando ci sarà, lo faccio vedere, lo dico. Adesso che mi sta facendo male, ma vedo che tengo la webcam, questo è il cellulare, come ho trattato questo cellulare per fare la webcam. Oh, ecco il numero 10, di Kei Sambe. Ecco il numero 10, l'autore appunto che ha fatto Erased, e storia appunto di questi due fratelli gemelli, separati da piccoli, c'è stata la tragedia, insomma, che sono stati i genitori, e uno dei due indaga per scoprire che fine ha fatto l'altro, insomma, comunque è bello, molto bello, lo stile di disegno mi piace, lo stile di disegno di questo autore, mi piace molto. Adesso non voglio spogliare, faccio un po' immagini così, non voglio spogliare, magari non avete detto. Comunque, interessante e bello. Insomma, io ve lo consiglio sempre tutti, perché insomma, qui vi faccio vedere, vi consiglio anche altre volte, insomma, io, quelli che compro perché mi piace, quindi non è che compro giusto per far vedere che è uscita la novità e basta. Li compro perché appunto mi piace e li consiglio. Allora, qua ci sono uno e due perché, allora, questo è quello di febbraio, questo è quello di marzo, che è uscito proprio l'altro giorno, quindi fine di marzo, 1 o 2 marzo, è uscito, mi sono andato giù sabato, quindi eccetera. Quindi Shaman King Flowers, che è appunto questo spin-off di Shaman King, che sono, non so tanti, sono 6 volumi, sono 6 volumi, quindi è fatto anche recente, non è tanto che l'ha fatto. E qua vedo la schermata, perché ho la schermata aperta lì, di Shaman King. Seguendo il primo Shaman King, come protagonista, Ana Asakura, Hana Asakuraka, il figlio di Dio, il ragazzo della sporgere le capacità sciamaniche ben superiore a quelle del padre, quindi è proprio il sequel di Shaman King. Questo è appunto il numero 1 e il numero 2. Yoruyuki Takei, il classico Shaman King, quello che è stato pubblicato, adesso sta ripubblicando tutto, appunto la stanza, ha pubblicato Red Crimson, adesso Flowers, e poi ci sarà un nuovo che è l'ultimo, che sta uscendo adesso, ancora non è finito, che è, aspetta che lo dico qua, aspetta qua, no, aspetta qua, aspetta quell'altro è, ah, Shaman King, quello classico, poi c'è The Superstar, non so se lo puoi chiamare, sì, aspetta, tutti in zero, è pubblicato, Red Crimson l'ha già pubblicato, e quello nuovo è, Marcos mi pare, dovrebbe essere Marcos quello nuovo. Dovrebbe essere Marcos quello nuovo. Comunque ripubblica tutti, la sta ripubblicando tutti. Man mano che escono. Cioè, fa la ripubblicazione di quelli precedenti, poi ha pubblicato tutto, diciamo, anche quello vecchio, c'è una maledizione, e adesso ripubblica quelli che già è uscito. Comunque c'è anche i belli, insomma, per chi piace, questo è proprio un battescione, proprio, quindi classico. Appunto la storia di questi sciamani, cioè dei sciamani che combattono con questi spiriti che li usano come guerrieri per combattere, quindi bello, interessante, non male. Adesso questo proposito lo recupero, però poi ho recuperato altre cose, quindi diciamo anche io ho messo un po' da parte, adesso lo recupero tutto, però lo recupero, perché c'ho la edizione quella vecchia, perché l'altra volta l'edizione vecchia che non c'aveva un finale mancante, allora poi stavo rifatto con il finale vero. Poi, altro manga molto diverso, questo c'è un titolo, Scum Squish, insomma, di questo manga, questo numero 3. Questo è un manga, non so, è un seinen, esatto, sì, deve essere un seinen, sì, quindi un po' più piacevole a tutti, quindi non è un shonen. Sentimentale, insomma, anche un po' ambiguo come cosa, cioè, questi due ragazzi che vanno a scuola, che superiori, che un ragazzo e una ragazza che sembra che siano insieme, ma in realtà non è che stanno veramente insieme, perché stanno insieme più facciata, perché cioè stanno insieme sicuramente, ma per interposta persona, perché loro ognuno dei due è innamorato di un altro, quindi cioè lei è innamorata del suo senpai, cioè un ragazzo più grande che stava suo, che era attualmente suo professore, che gli ha fatto le lezioni da, era vicino di casa, gli ha fatto lezioni da quando era piccola, è il suo proprio professore della sua scuola,
E lui invece è innamorato di una professoressa, quindi non potendo interagire questi due, che appunto sono adulti, sono grandi, insomma, cioè, invece loro sono ragazzini, quindi stanno insieme tra loro. E mentre questa persona fa le cose, insomma, fanno anche sesso, insomma, tra loro, pensando ai partner che loro vorrebbero, quindi loro innamorati, è un po' ambigua come storia. Però. Poi è ben interessante, ma questa cosa ambiguità, questa cosa dei sentimenti delle persone, insomma, la complessità dei sentimenti. Comunque bello, bello, lo consiglio nel mare. Numero 3, questo numero 3. Mi pare che questo non è fino a quello che sta uscendo qua. Perché controllo, perché intanto ci ho aperto la pagina di Anni Fritti, ma ricontrollo un attimo. Scusi, vediamo cosa mi verrà. Il manga, come trovo? Fatto in segno, segno pubblico. Allora, finito, sono 9, 9 edizioni, 9 volumi sono. 9 volumi, 60 capitoli, quindi è finito, quindi adesso la sta pubblicando, quindi siamo arrivati a un terzo, siamo arrivati a un terzo della storia. Allora, altro che prendo un'altra chioppa di roba, che c'è? Allora, questo dopo, perché questa è la cosa bella che faccio dopo. Allora, è uscito così, mi avete detto questi giorni, mentre faceva live, sabato scorso, mi avete detto, che è uscito qui senza preavviso, non lo sapevo, finalmente è uscito, Imperatore del Giappone, il 3 e il 4, quindi la casa editrice mi manda butta fuori 2 volte. Mesi fa, ho visto che è uscito appunto il numero 1 e il numero 2. In questo manga molto bello, un manga storico, appunto, che racconta la storia di Hirohito, l'imperatore Hirohito, quello che è stato durante il periodo della guerra, no? L'imperatore Hirohito dell'epoca Showa, quindi dagli anni 20, 26, appunto dal periodo prima della guerra, poi tutto il periodo dopo la guerra, fino all'89, quando poi è morto, dopo è andato suo figlio Akihito, che poi ha abdicato, e adesso c'è Naruhito, che è appunto il nipote, è il nipote di Hirohito. E quindi questo è proprio un manga storico che racconta proprio la storia dell'imperatore, l'imperatore del Giappone. Dove è? La storia dell'imperatore Hirohito. Questo ancora non ho letto, perché questo altro giorno lo riesce, perché è molto bello, proprio storico, proprio fatto bene, proprio, anche i disegni molto belli, molto realistici. Vedete che gli sponi, tutti sono disegnati molto bene. E fai proprio la storia di lui, che ancora è ragazzetto, quindi ancora sta crescendo, sta studiando, che ancora non si è diventato imperatore. Almeno i primi due numeri ancora non è l'imperatore, era lui che era principe, infatti stavano trovando la moglie che sarebbe diventata la futura imperatrice, e dopo doveva sposarsi, quindi insomma doveva fare tutto quello che succede dopo, quindi dopo sapeva quando poi arriva, non so se c'è arrivati già qua, arriva ancora la guerra e tutto, insomma sarà interessante molto bello da vedere. Questa casettrice, appunto, l'Ippocampo, che è uscita, una casettrice che sta pubblica molte cose, libri illustrati anche per ragazze, questo credo che sia il primo manga, comunque dovrebbe essere il primo manga che pubblica, che fino adesso per il manga non ha pubblicato mai. Ma questo lo consiglio assolutamente, costa un po' più, costa 8 euro al numero, però esce tanto, perché è uscito, i primi due numeri sono usciti mesi fa, quindi insomma, e ogni tanto butta fuori due, e sono arrivati, e questo non è finito ancora, sono arrivati 10 numeri e ancora sta proseguendo, quindi ancora non è finito il manga. Molto bello, interessante, molto, proprio lo storico, ci sono note storiche, proprio come la vita di corte, proprio anche la vita, vita sociale, insomma, del Giappone, la politica, soprattutto interi politici, proprio i vari partiti, insomma, che cercano di interagire su questo nuovo, influenzare il nuovo principe, che poi diventerà imperatore, quindi anche come educato, quindi poi ti fa vedere il militarismo che sta crescendo sempre più pian piano, insomma, negli anni 20-30, quando dopo ci sarà dopo la guerra, quindi insomma. E molto bello, molto interessante, lo consiglio assolutamente, prendetelo perché è molto bello. Allora, numero 3 e numero 4. È uscito così, non sapevo che doveva uscire, aspettavo, era mesi che aspettavo, insomma, quando esce, improvviso, non c'era manco scritto sull'elenco delle uscite, quindi intanto buttare fuori questi. È una casa editrice anche un po' pratica, un po' più incentrata sui manga, quindi sugli elenchi dei siti principali che parla di manga, di solito non se ne parla mai, quindi è uscito così. Anche su Anime Click, quando mette l'elenco di manga, non è che mette i soldi le uscite dei casettici principali, quindi questa casa qua non ce la mette mai, non sapevo dove era uscita, abbiamo visto questo su. Allora, City Hunter e Build, numero 11, questo mi ha trovato, mi piace molto questo manga, vi ho detto che doveva finire qualche numero prima, poi doveva arrivare al 9, no, ho deciso di proseguire, perché ho visto che è già successo, quindi avanti. Autori, storia di disegni, Sakura, quindi, Sokura, anzi, Sokura Nishii, l'autore, storia di disegni, opera originale di Tsukasa Ojo, che appunto si ispira alla storia originale, comunque è tutta nuova la storia, perché parla di questa ragazza che appunto è rivinta, perché è rinale, sarebbe un isekai, sarebbe, perché è una ragazza che, cioè una ragazza, una quarantenne, che è appassionata appunto del manga di City Hunter, che muore,
e si risveglia nel modo istiato, si risveglia nel modo istiato di ragazza, una ragazzina di 17-18 anni, e, anzi mi pare 15-16 anni insomma, e entra a fa far parte appunto della famiglia istiata, quindi entra di Jerusalemme e di Caori, quindi entra, va a abitare insieme a loro e rivive tutte le varie storie, però con la sua influenza, con la sua presenza, in certi casi alcune storie, le storie classiche proprio che sono descritte dal sitiante originale, cambia un po', c'è un po' il cambiamento, perché c'è l'influenza del personaggio nuovo, che non c'era. Metà fuoco, proprio in modo in cui si perde il fuoco. È pubblicato sempre dalla Planet Manga, che Planet Manga è pubblicato tutto, perché prima Sitiante era stato pubblicato da Star Comics, no? Poi la Planet Manga l'ha ripresa, si era comprato i diritti, quindi l'ha ripubblicato tutto, e non so se ancora lo sta pubblicando, pare, Sitiante o no, insomma. Lo sta ripubblicando, però mi ricordo che ce l'ho, c'è quello originale che ha pubblicato la Star Comics, quindi non lo prendo. E prendo questo qua, sì, ti ha anche ripetuto, mi sta piacendo molto. Il disegno è proprio molto simile a quello di Tsukasa Ojo, proprio, si vede proprio lo stile, proprio, che copia proprio Tsukasa Ojo, insomma, è uguale, come disegno. Però la storia è bella, mi è sempre piaciuto, sì, ti ha anche l'anime conoscerà, quindi ve lo consiglio molto bello, numero 11. Poi, allora, questo qua, Tenryu Samurai, numero 2. Di Yusei Matsuri, sempre la storia del Planet Manga. E questo, appunto, questo è anche questo, storico, anche se un po' romanzato, insomma, storico, che parla appunto dell'epoca. Aspetta, qua non mi ricordo, non mi ricordo qua sulla scheda perché c'è l'epoca precisa. Allora. Tenryu Samurai. Manga in corso 9 volumi, mistero storico, è un shonen, scritto d'epoca. Ragazzino, Shogunato Kamakura, quindi il 300, penso, il 300 dovrebbe essere. Discendente appunto di questo Shogunato che viene quasi spazzato via dalle guerre che c'erano in quell'epoca lì, e lui è quello che resta appunto il discendente, il successore dello Shogunato, deve combattere, deve battersi contro le fazioni appunto che cercano di distruggere lo Shogunato, Shogunato Kamakura, che è prima di quello di Tokugawa, nel 1300-1400, quindi, e lui cerca appunto di combattere, e lui sì, perché lui evade, insomma, evade nel senso che fugge, si nasconde, cerca di, tratto appunto dalla storia, dopo un po' romanzato, è stata la storia appunto di questo shogun, che ragazzino appunto che doveva diventare shogun, che con la sua abilità, insomma, di elusività, appunto, insomma, perché fugge, si nasconde, insomma, in mezzo ai monti, in mezzo alle cose, con degli amici che lo aiutano, insomma, è bello divertente, il primo numero l'ho letto, quindi con questo secondo, questo anche perché era divertente, mi interessava. Epoca storica, quindi fai anche i costumi, cose molto belle, quindi epoca, nel medioevo giapponese, quindi 1300-1400, poi, bello, bello. Ah, poi questo è molto bello, questo qua, l'ho fatto vedere la torta, ma io, è uscito finalmente il numero 3, la torta avevo fatto vedere che c'era quel doppio numero, no? Doppio numero in confezione col cartoncino, che sapeva il cartoncino e dentro c'era il pacchetto dedicato, allora qui dentro c'era un mini poster, quindi qua il poster c'era la copertina, ritratto le copertine, le due copertine, quindi ho fatto questo pacchetto che ho fatto. E si risparmiava perché costava 7 euro, 14 euro, invece col pacchetto era 10 euro, quindi risparmiava 4 euro. Quindi, ma io, sempre della Planeta pubblicato, storia di Naoki Yamakawa, guarda questo è mai, guarda, è scritto qua, se ne è mai, disegni di Masashi Asaki. Ha scritto qua, come l'ha scritto qua? Hanno fatto questa scritta qua, con la chiazza e se ne può. Comunque appunto la storia di questo Mayumi Yo, cioè l'eroe della mia casa, perché appunto tu sarebbe un, dico solo incipit, però davanti comunque dice, non spoilerai, di questo personaggio tipico salaryman giapponese, quindi uomo qualunque, insomma, che appunto che ha un ufficio, insomma, lavora, mi pare rappresentante, se non mi ricordo, rappresentante adesso. E che succede che la figlia studia all'università, sta fuori, quindi in città, vive da sola, c'è un fidanzato, che però sembra questo fidanzato manesco, che però è anche uno che fa parte della Yakuza, insomma, cose varie, e dopo interviene, cerca di far tornare a casa la figlia, e succede la cosa, lo dico insomma, proprio all'inizio, poi succede che lui al suo fidanzato lo uccide, insomma, lo uccide il suo fidanzato, e poi da lì parte tutta la cosa, che c'è Yakuza che gli va indietro, cerca di camuffare, cerca di nascondere il suo corpo, il suo fidanzato, insomma, cioè, e diventa l'eroe della sua famiglia, perché nasconde che nemmeno ma quella fidanzata sa, ma anche la figlia sa che appunto che il fidanzato suo è deceduto, quindi riesco a mettere a fuoco, la mette a fuoco, ok. E quindi succede varie cose, lui insieme anche dopo la scopa che la moglie, quindi cerca insieme di cercare di appunto di
chissà Pasi con quelle cose qua, poesia, quelle, però ci sono Ajax, ci sta anche la poesia di Dragoni, che cerca di eludere, di nascondere, fare l'eroe della sua famiglia, cioè l'eroe della sua famiglia, appunto della sua casa, quindi cerca di salvarsi, di salvare se stesso, salvare la moglie, la figlia, insomma, e la vita che aveva, insomma, che aveva la vita prima da persona normale, che adesso non ce l'ha più, perché cerca di entra a far parte quasi, non dico proprio da Jacopo, insomma, collabora con quelli che prima erano i compagni, quello che stava con tua figlia, insomma, e da lì sono questi i primi due, adesso il terzo non so quello che succede, come ho detto. Comunque, beh, interessante, disegno male, pensavo che era un mago, disegni belli, molto realistici, comunque, beh, lo consiglio veramente, perché bello, è un thriller, insomma, interessante, bello, bello, bello. Allora, ah, questo è bellissimo, questo lo consiglio, lo consiglio sempre, questo è già il numero 2, numero, lo vedo, non vedo il numero, il numero, ah, qua, questo, 1-5, Boys Abyss, cioè l'abisso del ragazzo, serve, no? Questo è molto bello, inquietante, insomma, anche molto attuale, insomma, oggi giorno queste cose, i problemi dei giovani, degli adolescenti, di questo ragazzo che va a scuola, che vuoi evadere da questa piccola città dove vive, questa città di provincia, dove c'è stato precedentemente un caso di suicidio, tentato suicidio, tentato suicidio di una coppia, un ragazzo e una ragazza senza buttare in fiume, da lì uno scrittore c'è scritto quella romanzo che è famoso, e anche lui, insomma, vorrebbe evadere, vuole abbandonare la scuola, vuole suicidarsi, insomma, c'è una ragazza che dice suicidiamoci insieme, insomma, questa cosa tutto bene. I problemi giovanili, problemi dell'adolescenza, anche di suicidi, insomma, il Giappone è molto grosso perché ha suicidi soltantissimi, il Giappone è uno dei paesi dove c'è più suicidi di tutti, insomma, a livello mondiale, quindi. E c'è questo coso, l'abisso del ragazzo, dei bambini, problemi della famiglia, in casa, eccetera, problemi, quindi. Insomma, è bello, molto bello come mago, questo studente che è molto bello, lo consiglio proprio. Disegni belli, non mago. Poi ci sono i suoi amici, alcuni cercano di aiutare, alcuni cercano di sfruttare, insomma. E è bello, consiglio di aiutare. Bello, bello. Poi, ah, questo qua, Kaiju 1-8. Kaiju 1-8, 7. Qui questo 1-8, ma sembra un po' confuso, adesso il prossimo sarà Kaiju 1-8, 8, questa volta 7. Questo è proprio Batescione, proprio dei Kaiju, come ho detto l'altra volta, questa realtà parallela, qui in Giappone c'è i Kaiju, quindi ci sono questi mostri, da Godzilla in poi, no? Questi mostri giganti che appaiono ripetutamente di continuo, un po' come gli angeli di Evangelio, no? Quindi appaiono di continuo, insomma, questi vari mostri che entrano un po' come i mostri su One Punch Man, che appunto sono un'organizzazione di mostri, e qua appunto i Kaiju che appaiono, e per contrastare questi mostri che distruggono le città, distruggono tutto il Giappone, c'è questa associazione, questa organizzazione militare, insomma, fa parte del governo, che combattono appunto i Kaiju. E tra questi c'è appunto Kafka e Bito, che è appunto uno di questi soldati che si arruola appunto, diventa uno di questi che combatte contro i Kaiju, che però a sua volta diventa un Kaiju anche lui. Diventa un Kaiju anche lui perché viene contaminato da un piccolo Kaiju, un insetto, e diventa quindi un Kaiju anche lui, si trasforma, poi riesce a trasformarsi. Non è lui, questo è un amico suo, un suo compagno di armi, insomma. E beh, batte Shone, poi combattono contro i vari Kaiju, poi si comincia a capire che c'è. Adesso qualcuno che comanda i vari Kaiju, quindi più intelligenti sono solo dei mostri normali, basta, sono anche alcuni Kaiju intelligenti, quindi batte ciò, però comunque divertenti, sono questo, primo numero così, ho questo giusto il primo numero per prendere, invece ho visto che, cioè, mi interessava, un po' come tu, io di solito compro cose che mi interessano, se non mi compro, però ho visto vedere un po' com'è, e ho visto che non è mai divertente. Allora, poi Ayakashi Triangle, che da Yabuki ha scritto, ha disegnato, perché non ha scritto proprio, coso, di com'è che era, I Love You. E poi invece ha scritto e disegnato cose, quell'altra, quello che abbiamo visto che è finito da poco, quando è finito quello abbiamo pubblicato questo, com'è che è? Darling, aspetta, non mi ricordo più il titolo, aspetta, non mi ricordo più il titolo, com'è che era? Aspetta, lo cerco perché non mi ricordo più il titolo. Sì, questo però. Triangolo, dai fumetto, è un shonen, aspetta, ho fatto Beccacchietti, ho fatto Beccacchietti, mi ricordo tempi fa, quando stavo in un film manga con questo, che è sempre pubblicato da Star Comics, Beccacchietti, quello è bello, e
ho fatto il disegno, ho scritto la storia. Darling in the France, ecco, Darling, non mi viene il nome. Darling in the France, che era questo mondo dove c'era i vostri, anche lì, i robottoni, insomma, un po' Evangelio qualcosa. Devo guidare di robot e cose varie. Però sempre ecci, insomma, la cosa sua, la caratteristica di manga di Yahoo sono le ecci. Quindi ci sono queste ragazzette, queste cose. Questo si può dire che è stato paragonato appunto a Ramamezzo, perché è Ramamezzo del XXI secolo, insomma, lui, questo qua, che è un ragazzo che però per una maledizione della Yaikachi sono appunto questi mostri, questi demoni spiritelli, gattini, insomma, giapponesi, gli yokai però sono anche Yaikachi detti. E c'è uno degli Yaikachi che lo tramuta, questa maledizione lo fa diventare un ragazzo, lo fa diventare ragazza, lui è un ragazzo, lui è un ninja che combatte, una squadra di ninja che combatte con tutti gli Yaikachi, e dopo c'è la sua amica, che è la sua amica, una medium, una Yaikachi, quindi ha il potere di vedere gli Yaikachi, più riesce anche a trasmettere energia agli Yaikachi, appunto per questo il re degli Yaikachi cerca di conquistare, di prendere a lei, di mangiarla, insomma, per dare il suo potere. E lui cerca appunto di salvarla, e in questo caso per salvare lei, insomma, viene maledetto e diventa la femmina. E lei continua sempre a combattere come ninja. E poi insomma gli altri personaggi, appunto, che sono i compagni di scuola, dopo la scuola insieme a lei, quindi anche prima ci andava, sono vestiti una donna, quindi, perché appunto è una donna, insomma, fisicamente una donna. E appunto poi questo è il Shaman King, sì, il Shaman King, il ramo a mezzo del XXI secolo. E c'è un po' di ecchi, insomma, sopra, si vede un po' cubitette, cose va, insomma, anche nudi proprio. Però divertente qualcosa, insomma, combattimenti, cose proprio shonen, combattimenti proprio. Simile appunto a Ramba e anche altri manga ci ha già visti, però ne è mai divertente, insomma, bello, non male. Allora, poi che altro? Abbiamo quasi finito. Ah, poi c'è proprio quel bello che ho parlato di prima, adesso ci siamo a tirare fuori. Allora, eccolo qua. Aspetta, vediamo un po'. Visto che tempo, che sono andato fuori, proprio qua, ma non tengo la telecamera, ma non tengo il coso, quindi. Allora, vediamo qua. Mother Sub Darling. Bischedol numero 8, Shinichi Fukuda numero 8, però questa è edizione speciale, perché c'è una cosa bella, eccola qua, cosa bella, giriamo, eccola qua, è Mother Sometime, Bischedol, è il New Station Book, edizione deluxe, guarda, edizione deluxe, la copertina è uguale a quella, un po' diversa, proprio il colore, però la copertina è uguale, la storia è sempre quella che continua, c'è Mitra Mai, che fa cosplay. Questa ragazza che fa cosplay ai supereroi e diventa amica di Gojo, che è sempre uno studente che proprio produce bambole, lui lavora nel suo sogno appunto produrre bambole in Amazzonia, quelle bambole che sono nei festival, c'è una festa particolare, la festa dei bambini in Giappone, quindi sono queste bambole fatte dipinte a mano, con tutti i vestiti disegnati, proprio, fatti proprio a mano, bambole piccole, bambole proprio di grandezza da bambolina. E quindi gli abiti cucini a mano, quindi, appunto per questo lui cioè, sa cucire a mano, sa fare i vestiti, e per questo si mette a fare i vestiti, i cosplay della ragazza appunto di Mari e di altri, dopo sono entrati fuori altri personaggi. E qui avanti la storia, poi, insomma, c'è l'attrazione tra loro, si amano, cioè, si amano, lui, lei è attratta da lui è attratta da lei, però insomma, non gli ha capito niente, però, insomma, si vede che si amano, insomma, cioè lui è attratto da lei, però non si sa ancora confessati da voi. Però comunque la storia avanti, cioè, va a scuola e soprattutto tanto fanno queste cose di cosplay, vanno ai concorsi di cosplay, lui disegna le cose per lei. E la storia è bella, divertente, ma il disegno molto bello, insomma. Cioè, molto bello il disegno. È un classico, questo deve essere un shoujo, non so se è un shoujo, ma non credo sia un shoujo, deve essere un shoujo. Perché il personaggio è protagonista di tutti, uomo e donna, comunque. Ah, poi qua c'è questo qua, io ho preso questo perché l'edizione normale costava 7 euro qualcosa, il solito numero. E questo costa 11 euro perché appunto c'è il New Station Book, che è molto bello, soprattutto i disegni, vi faccio vedere qualcosa. Adesso qua per aprire un po'. Allora, vediamo un po'. Faccio vedere qualcosa proprio. Insomma, tutti i disegni di Mari, proprio che Mari con i vari costumi che ha messo durante i vari numeri. Quindi è molto bello. Snatch un po' tutto a colori, quindi insomma per 11 euro proprio, insomma è bello, è tanta roba. Non c'è scritto niente, però c'è solo appunto le foto, il Snatch un po' appunto, quindi non è quei book che c'è proprio la presentazione dei personaggi.
Quindi poi è bello, anzi alla fine c'è una cosa, alla fine c'è una cosa, c'è una cosa sola che c'è, aspetta, dov'è? Qua, che fa vedere appunto la mappa, tu sei in Kebukuro, dove stai in Kebukuro, cioè dove stai in Kebukuro, non so se stai in Kebukuro, o forse stanno vicino, comunque ci vanno spesso perché a Kebukuro c'è proprio il quartiere di appassionato di cosplay, perché c'è tutti i vari negozi, quindi c'è proprio l'elenco di tutti i vari negozi, i vari posti, uno può andare a comprare i vari accessori per fare proprio c'è anche altri posti, sono andati loro. C'è la stazione d'acquario, ah, c'è la mappa, mi ricordo, c'è la mappa sotto. Sarebbe da fare, ma io in realtà non l'ho fatto, l'ho fatto, non mi ricordo se ho fatto il Kibukuro, su, aspetta, non metto a fuoco, su sabato quando facciamo il live che vediamo, metto a fuoco, metto a fuoco, aspetta, non metto a fuoco, metto a fuoco, ecco, metto a fuoco. Quindi dicevo, al sabato quando facciamo il live che vediamo, appunto, esploriamo il Giappone con Google Maps, quindi rimando al live che facciamo al sabato, puntuale. Sempre sul canale qui su YouTube alle 21 e giriamo i posti. Adesso abbiamo fatto Tokyo, abbiamo fatto Kyoto, adesso abbiamo fatto Osaka, adesso facciamo Nara. E che qualcuno mi ricorda se stavo. Comunque semmai vi faccio un corso, vi facciamo uno speciale, andiamo a vedere per questi posti qua. Se andiamo a vedere proprio dal vivo, questi posti qua, cioè dal vivo, i paesi su Google Maps, però insomma le fotografie dal vivo, quel qua sui disegnati. E vediamo, insomma, ci guardo, perché ho fatto questi posti qua, mi sa che non l'hanno visto. Diciamo che ci guardi, magari una volta ci andiamo. Facciamo una live a sabato. Facciamo speciale tipo Q, andiamo a vedere Madre Statali, andiamo a vedere i posti di Madre Statali. Quindi comprate questo qui, insomma, dicevo 90, quindi sono solo 4 euro di più rispetto al costo originale, al costo del manga, costa 7 euro il manga. 6,90 euro, quindi sono, sì, 5 euro di più. E c'è solo di vicino, bello, insomma, insomma, tutto quello, insomma, è tanta roba. Non c'è niente scritto, ma insomma, poco a parte una cosa lì in fondo, ma sono tutte foto belle, insomma. Quindi va così, bello. Comprato. Poi, vediamo, cioè, la novità. Una è la cosa finale, sono qua. Dov'è? Novità ce n'è una sola. Sono messo questa novità sola, cioè mese di febbraio, che da qua. Anche a marzo esce molte cose, però non prendo quasi niente, insomma, uno, due, adesso vediamo. Come tante volte c'è, poi prendo solo cose veramente varie. Allora, questo è il box, di... Adesso il titolo non serve perché è scritto proprio... In filigrana, quando ho scritto, cioè Noah of the Blood Sea, che era questo manga, abbiamo visto questo manga altre volte, questo manga di horror di vampiri, adesso qua si apre, poi si apre qua, vediamo se riesco a aprirlo, e qui c'è il numero 5, qui c'è anche il numero 4, perché dopo questo insieme, cioè uscirà il numero 4, il numero 5, quindi questo c'è il numero 4, adesso tiro fuori, un attimo tiriamo fuori, dov'è? E questo è il numero 5, dov'è il numero 5, eccolo qua. Già ho detto tutto, quindi vi posso dire, non vi dico come finisce, però vi dico insomma che la mia opinione sul manga. Allora, numero 4 e numero 5. Il 5 sta dentro il box, nel numero 4 appunto, l'ho preso io perché era scuro. E dopo ci metto anche gli altri, così dovete tutti messo a posto, metto su in libreria. E appunto questo manga horror di vampiri, limitato edition appunto perché non apre la box, so, c'era anche sciolto senza box. E dopo non so se fare edizione proprio tutti e cinque insieme, comunque questo mi diceva 90, sul box sono numero 5. Questo manga appunto di horror, i vampiri, e su questa nave fatta appunto dai vampiri stessi, che hanno fatto questa nave crociera, dove invitavo la gente per papparsi questa cena, insomma, che proprio si rimangia proprio, insomma. E succedono cose, insomma, è un classico manga horror con vampiri, insomma. L'unica cosa che c'è tutto sulla cosa della crociera è che beh, i passeggeri persone normali, quindi umani, vengono spuntati, vengono usati dai vampiri per mangiarsi, per bere sangue anche per mangiarsi. Insomma, bambini anche può capire, oltre al sangue si può pagare la gente. Comunque, non è male, adesso non vi dico come finisce, però insomma, non è male, insomma, non è male. Adesso forse questo magari me lo rivedo perché insomma, mi è interessante, mi è piaciuto, però insomma, non è che... Sto grande manga, insomma. Disegno poco, disegno non male, anche disegni abbastanza, insomma, fatti bene, insomma, abbastanza realistici, disegni, comunque niente di che, insomma. Mi piace abbastanza, ma, insomma, io metto, io ho tutto l'elenco di manga, come adesso, ho proprio un PDF, c'ho PDF, c'ho sul computer, un Word, adesso un PDF, un file con tutti i siti di elenco, tutti i manga che aggiorno sempre, ma non li compro, e di fianco c'è 3 stellette, quindi do un giudizio da 1 a 5, e questo è l'altro 3, perché insomma è buono, non è che un coso, non è eccezionale, non è un capolavoro, niente, insomma,
non è scarso, ma non è manco questa grande cosa. Quindi, insomma, lo posso anche consigliare, ma insomma, non è niente di che. Se vi piace l'oro, se vi piace i vampiri, lo consiglio. Comunque, non è niente di particolare. Buono, buon manga. Niente di particolare. Può darsi che magari lo metto in vendita, questo, se qualcuno vuole. L'ho detto, quindi. Può darsi che lo metto in vendita su subito.it, insomma. Allora, novità, una sola. Novità, una sola. Yokohama Shopping Block. Yokohama Shopping Block, 1 e 2, perché l'1 è uscito a febbraio, il 2 è uscito adesso a... Cioè, questo era il figlio del gennaio che ho recuperato a febbraio, perché la Goa infatti dice che esce sempre a fine mese, ma a fine del mese dopo. E questo deve uscire appunto a fine febbraio, inizio marzo. Yokohama Shopping Block è uno slice of life, quindi non c'è niente di... Anche se è un po' fantascientifico, adesso mi guardavo. Allora, di Hitoshi Ashinano, l'autore. È finito perché sono 14 volumi, quindi dal 94 al 2006. È fantascienza perché parla di un futuro a Yokohama, appunto, zona vicino a Tokyo. Yokohama, il futuro in cui c'è stato l'innalzamento dei mari, e quindi l'accesso per cui la trama qua. Allora, trama, Giappone, un futuro prossimo degli sconvolgimenti ambientali hanno portato a un innalzamento del livello del mare, con la conseguente inondazione delle zone costiere e la scomparsa di diverse città, come Yokohama. La popolazione si è notevolmente ridotta e le persone rimaste hanno adottato uno stile di vita più semplice e tranquillo, facendo molto più affidamento gli uni sugli altri, quindi proprio più bucolico, non c'è più lo stress della vita quotidiana di giorno, quindi il metropoli, il megalopoli, è tutto inondato, quei pochi terreni sommersi su tutti i vasi campani. Assieme agli abitanti convivono alcuni robot dall'aspetto piuttosto simile a quello di esseri umani e che si comportano come tali. Uno di questi androidi Alfa Azuzeno, che sarebbe lei, Alfa Azuzeno lei, la protagonista, gestisce una piccola caffetteria vicino alla costa della penisola di Biwa. Il locale è stato lasciato in gestione dal suo proprietario, partito per un lungo viaggio. Non ci sono molti clienti e Alfa passa le sue giornate facendo il caffè e girovagando nei dintorni con il suo fidato scooter e l'amata macchina fotografica, esplora le zone vicine, facendosi dei nuovi amici, sia tra umani che tra altri robot. Infatti questo qua è un robot, che adesso lo dico subito, è un robot che ha fatto amicizia, e altri robot, facendo nuove esperienze e osservando lo scorrere del tempo. Questo è la trama, non sta più là, quindi non è che succede niente particolare, finora, io ho detto primo numero, se secondo numero. Comunque, la trama è questa, il futuro. Qua c'è un mistero, c'è qualcosa. Soprannaturale, comunque vabbè, anche diciamo che è drammatico, adesso che succede qualcosa, forse anche meglio, perché insomma adesso un po' il primo numero è divertente, ma insomma, se va avanti così, insomma, non è più questa cosa, e speriamo che succeda qualcosa. Comunque bello, un manco bello, disegno normale, adesso faccio un po' di disegno, qua, disegno abbastanza, insomma, realistico, insomma, cioè non è proprio realistico, insomma, quel tipo fumetti, come faccio, un po', mi fa bene. Dragon Ball forse, ma un po', cioè quello stile di disegno un po' anni 90, infatti nel 94, poi negli anni 80 e 90, è cominciato nel 94 e finito nel 2006, quindi anni 90. E comunque, ma com'è? Che cavolo? Ah, ma la rovescia? Non me l'accordo. Ah, la rovescia. Ah, l'hai messa la rovescia, non me l'accordo. Adesso lo giro. Mi sono accorto, l'ho comprato, mi sono accorto, l'hai messo la sua coperta la rovescia. L'hai messa la rovescia, ma niente. Niente un po' di cosa, se sbagliate a metterlo, fatete qua, l'hai messo una rovescia, l'hai messo cotto, non l'avevo visto. E comunque, bello, normale, sono avuto questa ragazza, robot, un androide, che gira, fa amicizia sia con umani che con altri robot, e queste terre un po' disolate, appunto, campagnoli, con le città sommerse, insomma, cioè, sono state inondate dalla marea, insomma. Fantascienza chiamiamola lì perché insomma queste robe che fra poco se contiamo così succede veramente. E bello, lo consiglio bello, insomma, ho detto il primo numero, mi è piaciuto. E adesso diciamo un po' il secondo, vediamo com'è, sono 14 numeri, quindi andiamo avanti, magari succederà qualcosa un po' più corposo, con come storia, perché se va avanti 14 numeri solo da Genchia fa amicizia, insomma, è bello come manga, ma insomma è tutta questa cosa. Però bello, sì, bel disegno, poi se copertine con i pastelli, bello. E l'autore Yoshi. Hitoshi Ashinano,
Ashinaro, penso sia che altro ha fatto il suo autore, un po'. Che altro ha fatto? Pubblicato da Agoy, quindi Agoy ci mette un po' a pubblicare. Allora, ha fatto questo, che altro? Ha fatto altri due manga che però ancora mi sa che in Italia niente, non si è visto ancora in Italia. Quindi ha fatto tre manga, poi. Ha fatto tre manga, però ha fatto tre manga. E comunque questo qua lo consiglio perché è bello, bel gioco, insomma, detto, i disegni sono belli, sono gradevoli, storie interessanti, cioè interessante, lei che fa giro, che incontra amicizia, lo sai, poi vediamo, se va avanti, magari succederà qualcosa di più bello da fare, però comunque lo consiglio perché è bello, non è male. Quindi allora, questi tutti i manga che abbiamo visto di questo, il mese di febbraio, più i 2-3 che sono usciti i primi di marzo. Poi il prossimo mese farò vedere i suoi cose, insomma. Qualcosa interessante c'è, dovrebbe uscire, ah infatti mi ho fatto vedere perché non c'era, l'altro l'avevo detto che doveva uscire cosa, come si chiama, Kenny Guerriero, il cofanetto numero 5, quindi dal 21 al 25, no? Kenny Guerriero Collection, la collezione nera, insomma, edizione nera, e ristampa, e ancora non è uscito, dovrebbe uscire a marzo, se vediamo un po' se esce a marzo, più qualcos'altro, qualche novità bella, cioè BS, cioè è uscito un sacco di roba, l'ho visto questi mesi, sto mese è uscito un sacco di novità, però io quelle le prendo uno o due, adesso vediamo. Comunque vediamo. Allora adesso chiudo la web perché poi finiamo la live, dato che la chiudo, e poi vediamo la live. Allora, chiudiamo qua, ok, chiudiamo. Allora, ho chiuso la web. Abbiamo visto i manga usciti appunto febbraio. No, usciti febbraio, non ho visto, ho visto due o tre che sono usciti proprio adesso a marzo. Ora qua aprile vediamo tutte le uscite base, ci cioè sono cose interessanti, insomma, dove uscire. Come ho detto prima, dove uscire Berserk, che già quando è uscito, cioè il compagno numero 5. Ci sa che esce, come dice mai, dove uscire a marzo, se vediamo cosa esce. Più qualcos'altro interessante, cioè beh, qualche novità interessante, vediamo se c'è qualcosa di bello. Comunque, anche oggi abbiamo finito, abbiamo quasi finito, abbiamo visto appunto questo autore, questo manga che Sasumi Kakizaki, e Sobe, non sono tanti, ma sono Sobe abbastanza interessanti, belli, tutto disegnato molto bene. E poi abbiamo visto tutte le uscite qua, gli acquisti di febbraio. Cose abbastanza belle, insomma, in prosecuzione, novità su poche, però insomma, cose belle, abbiamo visto, bei manga. E allora, quindi andiamo, siamo alla fine, allora, vediamo un attimo, ok. Allora, noi ci vediamo la prossima volta, sabato, vediamo sabato, continuiamo a fare escursioni Google Maps, visitiamo già con Google Maps e continuiamo a vedere Nara, ci sono altri posti per vedere Nara, questa città come sta. Dai, quindi è capitale del Giappone, quindi già stabile, quindi in Giappone, imparato a girare, dopo cominciare a fermarsi in città, quindi ha creato questa capitale del 700 dopo Cristo, città storica, antica, molto bella, e continuiamo a vedere Nara. E poi Matti Costo vedremo, Matti Costo vuole fare adesso sto parlando, sì, sto parlando. Parlare di letteratura, adesso vediamo, vorrei recuperare una cosa, in particolare uscita. Alcuni libri sono usciti recentemente, quindi adesso vediamo. Se riesco, poi faccio qualcos'altro, adesso vediamo. Devo preparare le schede, comunque non lo preparo. E vediamo, vediamo. Matti Costo, di cosa parlare. Lo tengo sabato, adesso vediamo. Se riesco, a preparo l'intera settimana. E quindi, allora, se vi piace questa live, iscrivetevi al canale, quindi non costa niente, basta cliccate sulla campanella e diventate follower del canale. E poi se volete vi parlo più come sostenere il canale, vi parlo più quando faccio, vi parlo di Streamlabs e Coffee.com. Indipendentemente, entrambi i siti sono validi, uno o l'altro, guarda. E poi c'è anche l'ebook, quindi se volete acquistare l'ebook, trovate su Amazon a 5 euro. Io facendo queste cose potete sostenere il canale. I canali, tutti i vari social di Tokubaki, quindi qui oltre al canale YouTube, dove trovate tutte le ricerche che abbiamo fatto, quindi martedì, quando vogliamo magari, tutto giapponese, cina, giapponese, e altri giapponesi, diciamo, qua, insomma, qui facciamo anche giovedì, adesso lo aspettavo tutto martedì, poi trovate anche lezioni qua giapponese, ma qua sono 100 lezioni, insomma, tra grammatica e dialoghi, insomma, ci sono.
adesso devo andare a vedere su YouTube. Un altro video che ho fatto, prima io facevamo questa cosa, giocavamo, e adesso facciamo questo qua che vediamo, esploriamo già poi con Google Maps. E poi c'è il video che ho fatto di 35 minuti, già cominciamo con questo video che ho fatto, tirando in bici, quindi qua. Questo fa qualcun altro, perché adesso la primavera anche il tempo più bello, e soprattutto le giornate lunghe, perché ho altri due girare, se non c'ho il tempo. E riparto questo, aspetto che sia lunga giornata. E vedremo poi altri film, altri video. Ricordo tutto sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, dove sono gli avvisi quando faccio live, anche stamattina ho visto l'avviso. Iscrivetevi, ci sono gli aggiornati. Iscrivetevi alla pagina. E tutti i vari link che vedete, pubblico tutto sulla pagina Facebook. C'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram, dove trovate foto, cose similari. TikTok, dove metto video. E la mail, TikTok, perché ci faccio vedere tutti. Quindi se volete contattare in modo diretto, potete usare anche la mail. Allora. Sì, ok. Andiamo avanti, ok. Niente, allora come detto, ci vediamo sabato e continuiamo a esplorare la Giappone con Google Maps. Quindi un saluto a tutti da Tokubaki. Buonanotte e alla prossima.